Il Consiglio Comunale ha approvato il piano triennale dei lavori pubblici e lo schema di bilancio preventivo 2020-2022. A spiegare il punto all'ordine del giorno è l'assessore al ramo Domenico Nacci, illustrando anche le agevolazioni a favore delle attività economiche che, durante la pandemia, sono state costrette a chiudere a causa dei DPCM del Premier Conte. Due misure in particolare voglio evidenziare sono l'appostamento in bilancio di 394.000 euro di somme comunali per garantire la copertura del 25% di riduzione tari da Covid per le attività che sono state oggetto di chiusura forzata dai vari DPCM. E in più abbiamo rinegoziato i mutui che era possibile rinegoziare, creando una minore spesa in termini di quota di capitale da restituire pari a 175.000 euro. Al termine della seduta consigliare, dopo aver votato in maniera favorevole, a prendere la parola è stata la consigliera Lisa Nuzzo di Bitonto Solidale per annunciare il passaggio insieme al gruppo all'opposizione. Ho accettato di partecipare al progetto civico nella campagna elettorale del 2017. La coalizione aveva dogmaticamente affermato che il collante della stessa era rappresentato dal civismo, avendo rispetto per le diverse sensibilità politiche di ognuno. Un solo elemento era imprescindibile, il bene della città di Bitonto e delle sue frazioni, Palombaio e Mariotto. Così fu creata la nostra coalizione. Purtroppo ho dovuto constatare che tale percorso nel corso del tempo è via via mutato. Per quanto in precedenza viene da sé la consegna del mandato, a suo tempo conferitemi quale delegato sindaco della frazione di Palombaio.